fai? Sto caricando i pacchi, ma perché così tanti, signor Carotti? Ma non sei milanese, non ti piace di lavorare? Allora lavora, no? Da uscia! Senta, le dico subito questo. Io sono Antonio Borazzi, de Candalupo in Sabina, abitante in via Praterina 54. Corrado Minozzi in direzione? Minozzi! Corrado Minozzi in direzione! Corrado Minozzi! Corrado Minozzi! Sono io, Corrado Minozzi! In direzione! Che cos'è, papà? No, è questo. Cigolio di questa disgraziata. In re bemolle oggi. Porca puttana, consuma più olio questa di una turbo diesel. Lei cosa fa a pranzo? Beh, generalmente mangio. Chiamo le guardie? Chiamo la guardia? Chiamo il capo sorveglianza? Capo sorveglianza? Capo sorveglianza? Buongiorno, eccomi qua, che cosa c'è? Dica, buongiorno. Ecco, stavo dicendo al suo collega che io stavo... Il mio collega è un povero pirla, dica pure a me che io invece... Dica, ecco, dica. Vorrei un montone rovesciato. Chi c'è, chi? Se mi era rimasto un baffanculo così te lo davo. Però, mo che abbiamo fatto le belle statuine, me volete da roba? Il cane dov'è? No, ancora pure del cane, gliel'ho detto, tranquillo. L'ho fatto anche castrare. Ma signora, io il cane non ho mica paura che mi culi, Ho paura che mi morda. Ah, mi potrei prendere 3-4 paia di mutande, quelle che c'hanno l'evidenziatore. Che c'ha, vede? Lo sa che Umberto mi parla sempre di lei? Bene, ma chi è Umberto? Sono io. Ah, sì? E allora sai cosa ti faccio io? Lo sai cosa ti faccio? Firma la ricevuta. No, io ti spacco la testa. Pronto? Papà? Sì? Papà, sono Evaristo. Ho conosciuto Umberto Anzelotti, il direttore del personale. È una bravissima persona. E sti cazzi? Chi ha detto? Ha detto che è commosso. Vabbè, ma che c'entra, Giorgio? Vabbè, tu con la stessa autorità, con la stessa veemenza, sì. Tu dici, anch'io compro ai grandi magazzini. Vabbè, ho capito, va. Mi sono guadagnato una occhio a fanculo. Ecco, bravo. Vede, questo qui è un ambiente che pullula di ladri. Qui i ladri pullulano, sono così. Ma ci sono io che blocco. Il ladro io lo blocco. Devi stare molto attenta perché qui fregano. Qua fregano. Vadi, vadi pure. Arrivederla. Arrivederla, arrivederla signorina, vadi. Pensi che gli avevo dato tutto, Mimì. Avevo voluto un anello col diamante, anello col diamante. Conto in banca. Conto in banca, giacotto di Visone, giacotto di Visone, appartamento in centro. Appartamento in centro? No, non gliel'ho fatto e ho fatto bene, così un'altra volta impara. Ci ha pranzato, Fausto? No. Vuoi mangiare una cosa con me? Ti piace il pesce? Beh, dipende. Ma che le è successo? Vedi, tesoro? Ho scoperto che mi piace il pesce. Per 500.000 lire ci sarei io. Che senso? Ma che fa roba? Perché non ti piace? O non l'hai mai fatto? Non l'ho mai fatto. Dunque, quelli che non vedono si chiamano videolesi. Quelli che non sentono, audiolesi. Quelli come me, artolesi. E vecchietti che non ci tira più, tirolesi.